Salve cari amici, il mio nome è Roberto Baglini, io appartengo al gruppo degli analogisti del professor Delemeglio e sono stato incaricato recentemente di spendere due parole rispetto a un argomento che per me è del massimo interesse e che credo sia di interesse generale, ovvero la fisioanalogia. La fisioanalogia è una delle materie che si incontrano nell'ambito delle discipline analogiche e desta molto il mio interesse per il semplice fatto che sono medico e che quindi tutta la mia vita è stata sempre orientata allo studio, diciamo, di quello che noi definiamo malattia, malattia biologica, che consiste nello studio delle alterazioni eziopatogenetiche, anatomopatologiche, cliniche e nelle conseguenze terapeutiche di certe manifestazioni fisiche. Nell'ambito delle discipline analogiche, in realtà, noi puntiamo molto l'occhio e il nostro fuoco sopra il fatto che la definizione di malattia e di salute, si rivolge, in realtà, dal punto di vista emotivo, verso la definizione di infelicità e felicità in contrapposizione binaria e caratteristica, perché la malattia fisica non è altro che l'espressione somatica dell'infelicità emotiva, in quanto la salute è l'espressione somatica della felicità emotiva. E questo concetto appartiene molto profondamente alla filosofia analogica, che comincia a spiegarci come il disturbo emotivo di per sé sia potenzialmente un fatto che attraverso processi evolutivi di pensiero possa portare alla comparsa, come manifestazione secondaria di pensiero analogico, di manifestazioni fisiche di varia natura e di forma simbolica e di significato metaforico che noi chiamiamo malattie. Esiste un filo, quindi un filo conduttore che unisce il primitivo, il primario disturbo emotivo alla manifestazione somatica finale, definita malattia, definita sintomo funzionale in certe fasi preliminari, anche dalla psicologia analogica. Quindi il concetto fondamentale su cui ci si basa è il fatto che esiste un pensiero, questo è fondamentale, un pensiero che è evolutivo. Abbiamo già qui due concetti molto importanti, concetto di pensiero analogico, concetto di evolutività del pensiero analogico. Perché esiste un pensiero analogico? Perché la mente analogica pensa. E pensa in varie forme, energetiche, simboliche, analogiche propriamente dette. In senso generale, il pensiero analogico è un pensiero inconscio e che quindi avviene, a livelli che non sono conoscibili per la nostra mente cosciente. E per questo può assumere caratteristiche di evolutività perché non è controllato. Il nostro interlocutore privilegiato, la nostra mente inconscia, è accessibile solo a patto che noi troviamo il modo di comunicare con lei. E questo realmente è una delle scoperte più importanti del meraviglioso percorso delle discipline analogiche ed è anche una scoperta di base, ovvero il fatto che noi abbiamo un interlocutore privilegiato che è la mente inconscia o mente analogica, chiamiamola, e la possibilità di comunicarvi. E questo è fondamentale. Il professor Beremeglio negli anni ha elaborato e dimostrato quali sono le possibilità di comunicazione con la mente analogica. La mente analogica è una mente binaria, ella pensa per binarietà, quindi attraverso concetti contrapposti e polari, come per esempio sì e no, attraverso
diciamo espressioni energetiche o espressioni simboliche. E non è per caso che esiste il TAP, il test analogico della personalità, che individua esattamente certi tipi di relazioni e di risposte simboliche binarie che la mente inconscia attua a fronte di certe stimolazioni emotive di natura simbolica. Tutti noi conosciamo il valore dei tre simboli fondamentali, archetipi, il cerchio, l'asta e il triangolo. Bene, il TAP in realtà possiede un valore che va ben oltre quello del fatto di poter valutare le reazioni inconsce rispetto alla presentazione di questi tre simboli e quindi alla definizione di una personalità analogica, parentale, egocentrica, monopolare, bipolare, eccetera. In realtà il test analogico della personalità ci permette di definire con criterio di esattezza, le caratteristiche qualitative e quantitative del pensiero inconscio. Quindi, parlando di pensiero e parlando di pensiero inconscio, si implica che la mente inconscia, la mente analogica, possiede un pensiero e questo è fondamentale. Si implica anche che possiede un pensiero inconscio, questo è un pensiero che sta in basso rispetto alla coscienza, quindi non è percepito da un punto di vista cosciente, per questo si parla di pensiero inconscio. Ma quello che c'è di ancora più importante è che questo pensiero inconscio può essere di due tipi, diciamo, fondamentalmente, che rappresentano l'uno l'evoluzione dell'altro. Il pensiero interattivo e il pensiero patologico, così sono definiti nell'ambito delle discipline analogiche. Cos'è il pensiero interattivo e cos'è il pensiero patologico? È importante questo concetto perché è appunto dall'evoluzione di interattività verso la patogenicità di un pensiero che si creano e si organizzano tutte le basi strutturali psichiche perché avvenga un fatto molto importante, possibile e manifesto po poi nelle conseguenze pratiche, ovvero la commutazione, diciamo, di disturbi psichici in problemi funzionali, sintomatici, e come ultima fase, problemi biologici, quindi malattie. Esiste quindi un'associazione più o meno lineare fra le evoluzioni possibili di un pensiero che inizialmente è interattivo e poi diviene patogenetico e la comparsa di sintomi funzionali e poi di malattie biologiche. Esiste una correlazione che è spiegata dalle caratteristiche, attraverso le caratteristiche fondamentali di questi due tipi di pensiero, l'interattivo e il patogenetico. Il pensiero interattivo si caratterizza fondamentalmente per una cosa di base, e cioè è conservata la relazione causa-effetto. Quindi la ragione e la riflessione riconoscono da un lato il problema e ne attribuiscono la causa. Questo perché da un punto di vista della dinamica delle relazioni coscienza e inconscio si conserva la possibilità comunicativa sotto forma, per esempio, di servizio. Servizio analogico, servizio logico, esattamente come avviene nella comunicazione analogica. Esiste quindi una comunicazione
fra coscienza e inconscio. E per questo la coscienza non solo è informata attraverso la ragione del fatto che esiste un problema, ma è informata anche del fatto che esiste una causa di questo problema e quindi può identificarla attraverso il meccanismo riflessivo. Il pensiero interattivo quindi si caratterizza per due possibilità in realtà. O l'assenza di problema quando il gradiente distonico che caratterizza il pensiero sia contenuto in limiti normali per quanto riguarda il concetto di motivazione e di volontà a perseguire i propri sogni, o quando si trovi in limiti che vanno oltre il limite di tolleranza logico, e questi sono concetti di base delle discipline analogiche. Io aggiungerei che esiste un altro problema, e cioè quando il gradiente distonico si trova troppo in basso, quindi con scarsa forza energetica e è ipodinamico. Ma a parte questo, è chiaro che quando si va oltre o troppo in basso rispetto a un gradiente che potremmo definire fisiologico, che è espressione del fatto che noi possiamo avere l'adatta energia di volontà e l'adatta energia di motivazione per perseguire i nostri sogni, e quindi non avere apatia e non avere demotivazione. Al di là di questi limiti, noi ci troviamo col problema. Col problema, con la sofferenza, con il disturbo comportamentale, con il disturbo emotivo. Ma ancora possiamo rimanere nell'ambito del problema interattivo. E quindi qui parliamo di problema interattivo, non parliamo più solo di pensiero interattivo. Parliamo di problema perché l'energia distonica in eccesso, e limitiamoci a questa ipotesi, crea un problema conversivo, crea il fatto che l'energia che supera il limite di tolleranza della coscienza è convertita in comportamenti o disturbi che implicano la reazione ansiosa dal punto di vista logico, la percezione ansiosa dal punto di vista logico. Ecco che qui ci troviamo in un mondo preliminare che fa parte a buon diritto dell'introduzione alla fisioanalogia, che ci spiega un concetto fondamentale, cioè il concetto che noi esseri umani possiamo avere nozione attraverso il meccanismo della riflessione delle cause dei nostri problemi, dei nostri disturbi comportamentali, emotivi, delle nostre sofferenze. E questo è un evento tipico, ma esiste sempre la possibilità che la mente inconscia, le cui funzioni sono multiple e una delle funzioni fondamentali, non la sola ovviamente, è quella di difesa della coscienza, possa ad un certo momento decidere, in relazione alla gravità del disturbo e della sofferenza, che sopraggiunge l'ora di interrompere questa comunicazione, questa possibilità di relazione tra causa ed effetto. Attraverso un meccanismo psichico che è definito di scissione, la mente inconscia scinde la coscienza dall'inconscio, da se stessa, e rende impossibile quindi il fatto che la mente logica, diciamo, la mente cosciente, possa arrivare alla comprensione della vera causa del problema che si sta manifestando, attuando quindi in un meccanismo di riflessione ossessiva, diciamo così, e di scissione tra ragione e riflessione, ovvero la ragione
ancora chiaramente percepisce il problema, percepisce la sofferenza, ma la riflessione non riesce a trovarne la causa. Ecco che si attua il meccanismo di difesa pericoloso e che rapidamente si trasforma in un meccanismo di offesa, che è la scissione. E la scissione è un meccanismo psichico, messo in atto evidentemente dall'ego della persona, rientra a buon diritto nell'ambito dei numerosi meccanismi di difesa che l'ego individuale può mettere in atto. E quindi la conseguenza immediata di questa situazione in cui c'è la perdita della relazione tra causa e effetto è il fatto che la causa è attribuita a fatti che non sono reali. E la prima attribuzione chiaramente è l'attribuzione a noi stessi. Questo è più che un meccanismo di attribuzione, è un meccanismo che possiamo chiamare di identificazione, perché se il meccanismo logico della riflessione non riesce a spiegare il perché logico una persona soffra, è chiaro che la prima reazione riflessiva è di attribuire, di identificare se stessi con il problema. Questo si vede tipicamente in clinica, in medicina, quando per esempio il paziente con depressione viene nello studio del medico e comincia a raccontare le proprie sofferenze in dettaglio, con grande precisione di dati, allegando, i propri sentimenti di autosvalutazione, di, mancanza di, capacità di sentirsi importante nella vita, della impossibilità di sentire il senso vero della vita, di angoscia, di svalutazione delle proprie capacità, di tristezza profonda, di melanconia profonda, fino al punto, di poter dichiarare, apertamente la volontà di farla finita con la vita che non ha più senso. E questa è la definizione della ragione. La ragione descrive perfettamente ciò che sta, diciamo, avvenendo. Ma alla domanda del medico fatidica perché questo stia avvenendo, la risposta invariabilmente è non lo so, non so. Non so e generalmente la persona definisce un altro fatto. Io non lo so perché mi sta accadendo tutto questo. Quello che so è che mi sta accadendo e quindi deve venire da me stesso. Ecco qui l'identificazione con il problema, in questo caso con il problema depressione. Ed ecco qui la dimostrazione molto chiara del fatto che la mente inconscia ha deciso di attuare quel meccanismo di difesa perverso che definiamo scissione. Liberando la coscienza dall'amaro calice di dover bere una verità assoluta, ma a prezzo di un costo molto grave, questo è di identificare la persona stessa, l'entità psichica stessa, con la sofferenza. Questa identificazione è chiaro che rappresenta un meccanismo di offesa per la dignità personale e questo meccanismo di offesa non è immobile. Non è immobile perché tende a, diciamo, proseguire attraverso cicli e definizioni di pensiero. E di fatto sempre si vede la seguente cosa, che il meccanismo riflessivo in realtà non è un meccanismo che si accontenta. La mente logica è fatta di ragione e di riflessione. La riflessione è caratteristica dell'essere umano, fa parte dell'evoluzione, diciamo, filogenetica più moderna,
che caratterizza il fatto che l'essere umano ha una coscienza e questa coscienza attua per riflessione, con certezza. E quindi la riflessione continua, il meccanismo riflessivo, perché non è sufficiente attribuire a se stessi e identificarsi con il problema. Questo è un primo passo riflessivo obbligatorio, che definisce, fra l'altro, una prima fase di pensiero che in filosofia analogica è chiamata aberrazione, aberrazione tipo 1. Perché aberrazione? Perché è aberrante pensare che la causa dei nostri problemi siamo noi. In realtà esiste un aforisma nell'ambito delle discipline analogiche che la dice lunga sopra questo tipo di errata convinzione. Questo aforisma è più o meno il seguente: puoi sospettare e dubitare di tutti, puoi sospettare e dubitare di tuo padre, di tua madre, della tua famiglia, dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, di tutti quanti appartengano, i tuoi nonni, i tuoi cugini. Puoi sospettare degli altri che stanno nel mondo circostante, tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro. L'unica persona di cui non puoi sospettare è te stesso, perché dentro di te stesso non si trova il problema, non c'è nessuna identificazione con il problema, ma si trovano le risorse per risolvere il problema. Quindi è per questo che il pensiero è aberrante, perché attraverso questa riflessione ossessiva e incapace di trovare la verità, trova una verità di un certo tipo, obbligatoria, sillogistica, che è l'identificazione con il problema e che apre la porta e la strada per che altri tipi di aberrazione insorgano, tanto che si definisce ancora due stadi fondamentali, che è l'aberrazione tipo 2 e l'aberrazione tipo 3. L'aberrazione tipo 2 è un'evoluzione di pensiero molto interessante perché quando il meccanismo riflessivo non è più contento, non è soddisfatto completamente del fatto dell'autoattribuzione, dell'identificazione con il problema, escogita chiaramente un'altra soluzione sillogistica. Sillogistica è interessante perché il sillogismo è qualcosa tipico del pensiero logico, ma che porta e può portare e frequentemente porta a conclusioni completamente illogiche. E quindi la conclusione illogica ma sillogistica è che oltre che qualcosa che nasce da se stessi, possa esistere un destino sfavorevole che spiega il perché quella persona si trovi in quella situazione e spiega anche qualcos'altro, c'è cioè qualcosa in più a questo punto, ed è per questo che si parla di destino e che la persona esprime chiaramente in forma logica il concetto. E cioè qui entra a pieno titolo quello che Freud chiamava, diciamo così, coercitività a ripetere, e cioè ciò che noi definiamo in discipline analogiche con la definizione del ritmo cronologico che troviamo per esempio attraverso lo studio della linea matematica della vita, della sofferenza e delle emozioni. Noi troviamo ritmi cronologici che definiscono come la mente inconscia decida di ripetere cronologicamente in forma prevedibile e matematicamente in forma calcolabile gli eventi analogici di sofferenza della vita di una persona. Bene, qui si parla di destino, è un'evoluzione di pensiero, in aberrazione,
perché non esiste un destino. Quel famoso aforisma potrebbe essere trasformato in questa fase nel seguente modo. Puoi accusare e identificare tutti con il tuo problema, la tua famiglia, il tuo padre, tua madre, tutti quanti. Ma non puoi identificare te stesso e non puoi identificare un destino, perché non esiste un destino. È semplicemente un processo di pensiero interno che porta al comparire di eventi in forma prevedibile, e che è il processo energetico della mente inconscia che, diciamo così, si rifornisce di servizio analogico attraverso la sofferenza tutte le volte che è necessario. Una delle scoperte più interessanti, più geniali del pensiero benemeriano è stato esattamente questo, che matematicamente noi possiamo con accuratezza prevedere e capire il ritmo cronologico del problema. E quindi confrontarci in un certo senso con il destino della persona. Ci sono persone che esprimono esattamente questo concetto. Il destino. Io ho un destino, un karma, altra parola tipica, sfavorevole, che sempre mi porta agli stessi risultati. Ma ancora, può non bastare questo, può non bastare perché il concetto di identificazione con il problema e di destino può non essere sufficiente. E qui entriamo in un campo che è il campo propedeutico alla fisionalogia, diciamo così, perché l'aberrazione di tipo 3 è quando esiste una commutazione di realtà. Quindi la persona comincia ad allontanarsi dal concetto di realtà e entra in realtà virtuali di varia natura, su cui ora non mi soffermo esattamente, ma possono essere di natura metafisica, fino a rappresentare una natura esoterica, diciamo così, perché non basta più l'identificazione col problema, non basta più un destino sfavorevole, ma il meccanismo della riflessione a questo punto porta a un'ulteriore scissione. Una scissione fra ragione e riflessione tanto radicale e importante che è superato il concetto di realtà. E la persona, per trovare la causa di un problema sconosciuto, una causa che non è più accessibile alla mente logica, si rifugia in realtà virtuali, di natura metafisica, di natura esoterica. Compaiono avatar del bene, del male, a seconda del problema iniziale che caratterizza questo percorso di pensiero. E qui non ho chiaramente introdotto il concetto fondamentale di problema di libertà, problema di sogno e problema di coscienza, ma lo posso introdurre rapidamente, brevemente ora, identificando il problema di coscienza con il pensiero patogenetico. Mentre identificando il problema di sogno e il problema di libertà con il pensiero interattivo. Sogno, libertà e coscienza sono i principi non negoziabili della nostra vita psichica. E i problemi associati al sogno, alla libertà e alla coscienza, ovvero il problema di sogno, il problema di libertà e il problema di coscienza, sono studiati specificamente nel campo della filosofia analogica. E quindi noi incontriamo un'aberrazione di pensiero che identifica le cause supposte del problema in cause esoterico-metafisiche, avatar del bene, avatar del male, spiriti del bene, spiriti del male. Una cosa interessante è che nella variazione tipo 2 cominciano a comparire sintomi. Questa è una cosa importante da dire nell'ambito della fisiologia.
cioè manifestazioni funzionali ancora non basate su modificazioni biologiche, mentre nell'aberrazione di tipo 3 è qui che possono comparire le malattie come espressione massima di infelicità. Perché compaiono le malattie? Da un punto di vista psichico, Freud identificava due pulsioni fondamentali nell'ambito della psiche umana, che lui praticamente identificava con la mente inconscia, la pulsione di vita e la pulsione di morte. E identificava le due pulsioni in una disposizione binaria nell'ambito della vita delle persone, dove maggioritaria poteva essere la pulsione di vita o maggioritaria poteva essere la pulsione di morte. È qui, nell'aberrazione di tipo 3, che si verifica l'idea freudiana di pulsione di morte maggioritaria. È interessante questo fatto perché realmente basti pensare a come un meccanismo originario di difesa posto là in atto e in opera per un'attitudine della mente inconscia al fine di proteggere dall'eccesso di sofferenza la mente conscia, si sia trasformata attraverso queste evoluzioni in aberrazione in una attitudine psichica di morte maggioritaria. E cosa significa questo? Significa che è inevitabile a questo punto che per esigenze analogiche la direzione del futuro della persona, il destino, sia verso la morte, che è binariamente scindibile in due parti, o la morte psichica o la morte fisica. Quindi ancora il processo aberrante non è completato perché ancora esiste la necessità di una scelta della mente, da parte della mente analogica, la morte psichica o la morte fisica. Siccome la fisioanalogia si occupa della morte fisica, cioè la comparsa, diciamo, delle malattie biologiche, do solo un brevissimo cenno del concetto, rispetto al concetto di morte psichica, la psicosi, il delirio, la dissociazione totale dalla realtà che già stava cominciando nell'aberrazione tipo 2 e tipo 3, attraverso il ricorso necessario a realtà virtuali di natura metafisica, di natura esoterica. E qui siamo nel campo di una via che è caratterizzata, e questo come curiosità, attraverso manifestazioni che anticamente, per esempio nello studio della medicina, in particolare della psichiatria, erano conosciute come Wahrstimmung. Wahrstimmung significa in tedesco stato predelirante, è uno stato che precede molte delle psicosi, ma in particolare precede la schizofrenia. Per questo lo aggiungo qua un poco come curiosità intellettuale e culturale. La Wahrstimmung è uno stato caratterizzato da un'angustia indomabile, uno stato di preoccupazione e di angustia perché la persona sta affrontando qualcosa che cambia, sta affrontando qualcosa che cambia, cioè la realtà. La realtà con cui ancora aveva un nesso comincia a perdere senso. E questa perdita di senso genera un'angustia tanto grande da essere intollerabile, che però poi cessa di colpo quando finalmente, diciamo, la realtà è sostituita dalla realtà delirante, il delirio schizofrenico. Ma ritornando rapidamente alle malattie biologiche, quando la psiche sceglie la via della morte fisica, la può scegliere in due forme differenti, acuta e cronica. Quella acuta può essere traumatica o può essere la morte repentina per malattia cardiovascolare, per esempio.
Nell'ambito della scelta possibile di cronicità si realizzano in significato simbolico ciò che noi chiamiamo malattie. La cirrosi epatica, l'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale, le malattie croniche intestinali, le malattie autoimmuni, le malattie autoimmuni che rappresentano un punto di interesse fondamentale, a mio parere, nella fisioanalogia. E è chiaro che ciascuna di queste manifestazioni possiede un significato metaforico che deve essere studiato e elaborato, ma questo è un campo di tale complessità che non posso ovviamente introdurlo, neppure introdurlo in questo momento. Ma contemporaneamente si produce la domanda. Come? Quindi come si genera? Qual è la trasmutazione fra un pensiero orientato alla pulsione maggioritaria di morte e la trasformazione biologica, questo è del funzionamento cellulare? E qui entra un campo intermedio che è propriamente di studio medico, che è il campo dello studio delle relazioni fra mente e corpo, per come sono mediate dal sistema neurovegetativo. Questo è fondamentale, e non solo dal sistema neurovegetativo, ma anche dal sistema psico, neuro, endocrino, immunologico. Quindi tutte queste parti, oltre quindi il pensiero, oltre che la psiche, il sistema endocrino, il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema neurovegetativo nelle sue due espressioni binarie, simpatico e parasimpatico, entrano in relazioni complesse e ancora in ambito di profonda osservazione e studio nella gestione di quello che poi può essere il malfunzionamento cellulare e espresso poi a livello di tessuto di organo come malfunzionamento organico e quindi infine con la manifestazione clinica della malattia. Bene, termina così questa breve escursione rispetto della fisioanalogia. Io spero di aver introdotto perlomeno i concetti fondamentali in forma adeguata. Rimango disponibile per qualsiasi dubbio, per qualsiasi domanda, per qualsiasi approfondimento e colgo, diciamo, l'occasione una volta in più per ringraziare profondamente il professor Beremeglio, Samuele Astano, tutti gli analogisti e il corpo docente della scuola. Considerato anche il fatto che queste mie parole ultime sono animate da un profondo senso di nostalgia, perché io mi trovo ben lontano dall'Italia, mi trovo in Brasile. In Brasile esiste una parola specifica per definire questo sentimento che sta dentro di me e che è saudade. E realmente è una profonda saudade che io sento per tutti voi. Un grande abbraccio e a presto.